Il 2 novembre 1921, presso la birreria Colombo di Milano, venne fondata la Federazione Italiana Basketball. A distanza di 100 anni, quel sogno è ancora realtà. Entra nella retina, ripartenza veloce stelle, e c'è il controsorpasso. Se le Marine ottengono la seconda vittoria su due nella Coppa Centenario, termina invece con una cocente sconfitta il debutto del Torino. È stata un'emozione indescrivibile, perché stando fermi un anno, essendo stati bloccati nel campionato della Serie C Silver, nel periodo di spicco che comunque avevamo, vincendo, andando anche in vetta, e è stata una cosa che ci ha logorato un po' dentro, quindi abbiamo voglia di riscattarci, abbiamo voglia di giocare e vogliamo fare sempre bene, partendo da tutti. L'errore sotto canestro, allora è tutto solo Matteo Grande che non può sbagliare. Siamo contentissimi, era un anno che aspettavamo questo momento, poi l'anno scorso eravamo secondi, 11 partite di fila consecutive vinte, quindi avevamo motivazione in più per tornare a giocare. Poi purtroppo Alessio ha avuto questo piccolo problema, ma andremo avanti e cerchiamo di fare il più possibile. Io ho iniziato guardando Allen Iverson, è stato sempre un mito per me e mio fratello. E papà ci ha montato il canestro a casa, abbiamo un giardino un po' mattonato e da lì poi ho iniziato a 4 anni, 5 anni, mi ha insegnato subito a mini basket e da lì è stata un'escalation fino adesso. Più fermato? No, 30 anni ormai, cioè, quindi sono 26 anni che gioco con me, dai. La pallacanestro per me è fondamentale, diciamo che prima il lavoro che faccio io è l'hobby e la pallacanestro sarebbe il lavoro. A me poi piace tanto, ormai sono quasi 30 anni che lavoro sia con i bambini che con i grandi, perché i grandi sono le tue idee subito, le puoi confrontare, e quando alleni i giovani sono le tue idee domani, quindi io mi ritengo fortunato perché posso allenare in tutte le fasce d'età. Chi vi può mettere in difficoltà? Siete forse la squadra da battere? Beh, da battere no, però diciamo che io mi preoccupo più dei miei inizialmente, però ci sono squadre che comunque sono in gamba, come il girone di Latina, ma anche il girone nostro è difficile, perché poi Palocco e Algarve, che sono state ripescate in Serie C, hanno fatto la domanda per fare la Serie C, quindi si sono attrezzate e hanno entusiasmo, comunque sono gruppi che giocano insieme da tanto e ci hanno messo in difficoltà. Diciamo poi adesso noi sì, se abbiamo perso anche Frusone, noi ce la giocheremo come l'anno scorso, diciamo che chi vince deve battere anche noi.